Volete assaggiare un vino un po' pazzo, fatto da una donna molto molto brava, un vino che ha fatto anche un percorso un po' strano nel bicchiere? Beh, allora seguitemi, oggi facciamo un salto bellissimo, un bel viaggio nello Jura, quella regione confinante con la Borgogna dove si fanno vini un po' matti, e andiamo a parlare della bravissima Amélie Guillot. Andiamo ad assaggiare il suo Arbois, il suo Pulsar 2019 Vigne Vecchie. Amélie Guillot, questa donna molto ma molto talentuosa, ha studiato in Borgogna. Insomma, ha studiato tutto ciò che è enologia alla scuola di Digione, ma in quel periodo si innamora decisamente dello Jura, di questa zona confinante che tante volte vinifica le stesse uve che ci sono anche in Borgogna, come ad esempio il Pinot Noir, ma anche uve di un altro genere, come può essere l'uve del vino di oggi, l'Arbois Pulsar, oppure il Trousseau, ma che è zona molto famosa per i cosiddetti vin jaune. Beh, allora Amélie Guillot nel 1995 fa il passo, decide di comprare 2 ettari vicino ad Arbois e inizia la sua vinificazione e la sua avventura come vigneron. Adesso l'azienda di Amélie consta di circa 3,5 ettari, tutti attorno ad Arbois. Vengono coltivati in biologico, tante volte anche con pratiche biodinamiche. Le fermentazioni sono sempre spontanee e in generale la vinificazione è molto ma molto tradizionale. Vengono usati solamente lieviti indigeni. Quello che è interessante del vino di oggi è proprio la personalità. Questo Arbois Pulsar 2019 Vielvin Vigne Vecchie, beh, posa le sue radici su un patrimonio di vigne molto ma molto bello. Siamo attorno ai 400 metri sul livello del mare e sotto i piedi abbiamo veramente tanto, tanto. Abbiamo argilla, abbiamo calcare, abbiamo anche delle marne molto interessanti di ardesia. Quello che dobbiamo capire per comprendere bene questo vino è che è un po' diverso dal solito, perché appena aperto, effettivamente, questo vino di Amélie Guillot era un po' ridotto, ma questo era il meno. In realtà non aveva nulla che veniva fuori o che era esaltato. Nell'arco di un'ora il vino è completamente cambiato, ha preso finezza, si è tolta totalmente la riduzione ed è diventato molto ma molto interessante. Questo per dirvi che è una bottiglia che va stappata decisamente prima, meglio ancora se viene scaraffata. Beh, andiamo nel bicchiere a vedere questo Pulsar 2019 di Amélie Guillot e andiamo a capire anche tante cose già solo dal colore. Avete mai visto un vino rosso così scarico? Beh, questo è più un rosato, ma quello che è interessante è la sfumatura che ha sul bordo del bicchiere. Abbiamo una sfumatura di cipolla, è interessante, una buccia di cipolla rossa, molto scarico, perfettamente limpido il vino. Al naso il vino è tutto sulle spezie, è tutto, sembra di stare su un vino di Borgogna, forse meno raffinato, un po' più rustico. La sensazione che si ha al naso è questa: tanta spezia, tanti fiori secchi, tanta profondità di naso. Note di petali di rosa, anche una nota di origano. Insomma, il vino dal punto di vista olfattivo adesso è molto intenso, visto che è aperto da un po', è lui che viene da voi e vi dice molte ma molte cose. In bocca è un vino dal corpo medio, che va giù facile perché è veramente tanto tanto sapido, quasi al limite del salato. Potrebbe richiedere ancora qualche mese perché questa sensazione di durezza tende a mitigarsi un po'. Ma il vino è un po' matto, come è matta Amélie Guillot, bravissima. Vino con grande personalità, un vino che va bene in abbinamento ad esempio con dei formaggi stagionati. Bello, sapido, minerale, profondo, complicato anche in qualche modo. Questo è un vino che sicuramente non piace a tutti, piace a coloro che amano questi vini con grande vitalità, anche con qualche imperfezione in bocca, ma che ci dicono molto della zona di provenienza. Questo è decisamente un Pulsar. Questo vitigno col colore scarico nel bicchiere, qua le uve vengono totalmente, i grappoli vengono totalmente diraspati, per darvi un'idea anche sul processo di vinificazione. E quello che è interessante è veramente la personalità di questo bicchiere. Fatemi sapere, amici miei, cosa pensate di questo Pulsar Vielvin 2019 di Amélie Guillot, una donna vigneron talentuosissima.